Bene, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove studieremo l'analisi dei costi. Ovvero, dato quello che ci siamo detti nelle lezioni precedenti, ovvero che uno studio della funzione di produzione può portare quindi alla determinazione della funzione di costo, abbiamo anche visto che fondamentalmente, data una funzione di costo, l'analisi può essere fatta sia nel breve periodo che nel lungo periodo. Ovviamente, nel breve periodo, che cosa vedremo? Vedremo che l'azienda ha solitamente un fattore fisso per cui deve determinare la funzione di domanda dell'altro fattore che appunto non è fisso. Ciò nel breve periodo comporterà una funzione di costo